Benvenuti e bentrovati da Manuel Bartolini alla seconda parte di Casual Friday, il programma targato 264 che vi introduce nel weekend. Permettetemi di salutare e di ringraziare per la linea la mia collega Misa Urbano che vi ha fatto compagnia a partire dalle ore 21:30. Sono da poco passate le 22, di che cosa parliamo questa sera? Volete un suggerimento? Musica, maestro! Ebbene, lo sentite questa canzoncina? La conosciamo tutti. Questa sera parliamo proprio di caffè. In modo particolare parleremo del macina caffè, questo strumento così antico, così moderno, che tanto è tornato, che tanto sta tornando per assaporare al meglio il caffè, un caffè che, permettetemi di dirlo, ci è anche mancato e in qualche regione ancora manca, per chi è rosso. Quindi parleremo di questo strumento e sarà in collegamento con noi Maurizio Fiorani, amministratore delegato di Eureka, questa azienda che sicuramente conoscerete, che si occupa proprio di macina caffè, ma non solo, perché avremo anche un esperto, Dario Ciarlantini, coach e barista, che ci insegnerà proprio come gustare al meglio il caffè. Eccoli qua, sono già pronti. Allora, buonasera. Buonasera. Allora, eccoci qui. Dove siamo venuti a rompere le scatole questa sera? Partiamo da Maurizio Fiorani. Dove si trova lei? Stasera sono a Sesto Fiorentino, dove è la sede della nostra azienda, e sede che noi abbiamo da, a questo punto posso dire, 101 anni, perché il 1920 è stato l'anno di fondazione della nostra azienda sostanzialmente. Ci arriveremo. Bene. Intanto saluto ancora una volta Dario Ciarlantini, esperto nella preparazione del caffè, ma anche nel gusto. Dove siamo? Dove sei, Dario? Io sono a Tolentino, in provincia di Macerata. Ah, ecco qui, a Tolentino. Bene, dai, siamo saliti un pochino perché noi siamo qui a Roma. Allora, io l'ho detto, ma Eureka è questa azienda che poi adesso ce ne parlerà bene l'amministratore delegato Maurizio Fiorani, questa azienda che si occupa da 101 anni, giusto? Sì, giusto, la matematica non è un'opinione, di macina caffè, questo strumento così antico però così moderno, perché sta tornando ed è tornato molto. Allora, diciamo un po', ecco, qualche parola sull'azienda, come stavamo dicendo prima, poi vado con le altre domande. Prego Maurizio. Allora, come dicevo, l'azienda è nata 101 anni fa. È un'azienda che da sempre fa macina caffè e quindi ha vissuto tutta l'evoluzione del prodotto. Oggi in azienda siamo 90 persone, e azienda che ha avuto un'evoluzione negli ultimi anni molto importante, perché immagina che siamo passati da 6 anni fa eravamo poco più di una decina di persone, ora siamo 90. E soprattutto è un'azienda che un po' si fregia del fatto che chi lavora in azienda è molto molto giovane, quindi tantissimi giovani neolaureati con grandissimo potenziale e grandissime idee. Questa è proprio la cosa che ci tengo a sottolineare, che mi piace far arrivare a casa, perché è un'azienda solida da tanti anni, che chiaramente ha saputo resistere all'evoluzione del tempo, no? Perché chiaramente, insomma, parliamo di 101 anni, le abitudini cambia la cultura, ma invece è un'azienda che si è saputa evolvere, e soprattutto è un'azienda che investe sui giovani e lo fa anche in questi periodi difficili, perché oggi parliamo di Covid, però insomma un anno e mezzo fa che non c'era il Covid c'era sempre la scusa della crisi, invece è un'azienda che investe in giovani. Allora, proprio per questo io le vorrei chiedere, Maurizio, ma qual è il segreto di questa azienda che va avanti così da tanti anni? Ma diciamo, il segreto è abbastanza semplice. Noi abbiamo puntato tantissimo sull'innovazione, non soltanto l'innovazione di prodotto, stiamo facendo tantissimo di prodotto, ma anche l'innovazione di processo, e quindi diciamo l'organizzativa, e poi una cosa molto importante è la vicinanza con i mercati, per cui abbiamo sviluppato
una struttura che è molto vicina ai nostri clienti internazionali. Bisogna pensare che noi facciamo oltre il 90% del nostro fatturato all'estero e siamo veramente, diciamo, questa vicinanza ci porta a poi, diciamo, portare a casa idee nuove, nuove riflessioni. E a questo si aggiunga il fatto che abbiamo veramente inserito in tutte le aree dell'azienda tanti giovani senza esperienza specifica, ma con voglia di fare, con capacità, con, diciamo, quelle che io chiamo, e non soltanto io ovviamente, soft skills importanti, e questo ci ha dato un'accelerazione che ha portato l'azienda oggi ad essere un po' riferimento nel panorama dei Macina Caffè a livello internazionale. Ecco, una cosa che mi piace, che sottolineo, è proprio questo, cioè noi abbiamo assunto tanti giovani, magari con neanche troppa esperienza, è normale, no? Mi verrebbe da dire. Oggi ci sono degli annunci di lavoro che cercano giovanissimi, laureati, già preparati. Io parlo, per esempio, a uno zio un po' grande, che ha una settantina d'anni, e lui mi dice: Manuel, tu devi sapere che io a un certo punto ho lasciato le scuole e sono andato ad imparare un mestiere, con quello che mi davano, ci pagavo a malapena il viaggio, no? Fra andata e ritorno. Io dico: sì, zio, va bene, però devi sapere che oggi ci sono tante aziende che ti offrono lo stesso discorso, se appunto ti basta, no? Fra andare al lavoro vestito in modo decente, il pranzo fuori, la benzina, quello che è, ma soprattutto ti richiedono un mestiere che già devi saper fare. E invece quello che mi piace di questa azienda è che va a dire: andiamo dai giovani, noi siamo grandi, siamo solidi, sappiamo quello che dobbiamo fare, abbiamo l'esperienza. Prendiamo i giovani perché i tempi cambiano, piano piano li cresciamo, li facciamo maturare e poi vediamo dove andiamo. Intanto passo da Dario, perché qui stiamo parlando appunto di questo strumento così antico, però così moderno. Allora mi verrebbe da chiedere, no, a te, Dario, quanto influisce una buona macinatura nel risultato di una tazza di caffè? L'ho detto in più ambiti e lo ripeto anche qui, è fondamentale. Allora, diciamo che come priorità io metto la pulizia, quindi tutte le volte che noi utilizziamo attrezzature devono essere pulite, ma subito dopo parliamo di macinatura. È come fare un paragone, fare la pasta con il sugo e avere il sugo molto scadente. Okay, quindi alla fine la pasta può essere la più buona del mondo, ma il sugo se è cattivo, di conseguenza la pasta è cattiva. Quindi quando molti mi chiedono, vorrei comprare una macchina da casa per farmi il caffè a casa, io dico la prima cosa su cui investire è il macinino. Come il macinino? Sì, perché col macinino, buon macinino, tu puoi utilizzare anche la moka o anche degli altri sistemi alternativi e quindi il caffè viene bene. Okay, quindi viene un caffè accettabile. Se invece tu compri prima la macchina e poi vai, non compri il macinino, ma compri il caffè già macinato, utilizzato nella macchina espressa a casa, il risultato viene pessimo, molto peggio che se tu facessi una buona moka o un altro sistema alternativo. Quindi il primo investimento sul buon macinino. Quindi, ok, la prima cosa che dobbiamo fare è investire su un buon macinino. Qui in questo caso, insomma, abbiamo parlato di questa azienda che investe nella ricerca, nell'innovazione, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista dei materiali, corretto? So che ci sono materiali nuovi. Sì, assolutamente. Noi siamo nella nostra ricerca facciamo tanto utilizzo di nuovi materiali, quindi per esempio abbiamo diversi brevetti, ad esempio sulle macine. La macina è un po' il cuore del macinino, no? Perché in funzione di come tu vuoi fare la macinatura, la velocità di macinatura, la qualità di macinatura, eccetera, hai poi un risultato, quello che viene chiamato risultato in tazza, che poi è quello che beve il consumatore, di maggiore o minore qualità. E quindi qui noi nei materiali abbiamo creato una nuova macina che abbiamo brevettato ovviamente, diciamo che utilizza sia delle cementazioni particolari,
ma poi un processo di criogenesi che porta il prodotto a meno 193 gradi, quindi diventa duro come il diamante. Tant'è vero che il nome commerciale è proprio Diamond Inside, con grande sforzo di originalità probabilmente, ma oggi diciamo, nell'epoca della velocità comunicativa, pochi messaggi brevi forse sono più utili. E quindi abbiamo utilizzato questo tipo di logica. Ma questo è solo un esempio tra tutti quelli che potremmo utilizzare. Per esempio, noi nei macinieni utilizziamo materiali particolari, non soltanto l'alluminio, ma il legno, il cuoio. Adesso stiamo utilizzando varie tipologie di cemento. Quindi, insomma, ci piace, ci divertiamo a ragionare fuori dalle regole, no? Si parla tanto di out of the box. Ecco, noi cerchiamo di metterlo in pratica. Certo, giustamente è frutto di ricerca e di anche tante sperimentazioni. Allora, io so che può sembrare scontato, però io l'ho detto tante volte durante la pandemia, mentre qui portavamo un po' avanti l'informazione e l'intrattenimento, fra le tante cose che mi sono mancate era proprio quella di una buona tazza di caffè al bar. Prima ancora della pandemia, per un periodo ero passato, lo ammetto, alle cialde, non mi picchiate, eh? Vabbè, si fanno degli errori nella vita, eh? Poi insomma ci si pente, però no, veramente scherzi a parte, usavo le cialde. Poi a un certo punto, un po' perché comunque non è che potevo andare tutti i giorni al supermercato a comprare le cialde, ho detto, sai che c'è, torniamo alla vecchia moka, torniamo alla vecchia moka. E devo dire, che ho ritrovato e riassaporato e non ho più lasciato la moka perché c'è tutto un, come dire, una serie di, come se fosse un rito, perlomeno io lo vivo così, no? Prendere il caffè, macinarlo poi ancora di più, preparare la moka, mettere la moka sul fuoco e aspettare poi che esce il caffè con il rumore, il classico rumore e anche l'odore che riempie la casa. Cosa che le cialde non ti danno, vero, Dario? Beh, senz'altro, questa è proprio la parte negativa delle cialde dal punto di vista sensoriale, se vogliamo. L'unico vantaggio delle cialde, permettimi, è la velocità. Esatto. Poi noi le cialde le assimiliamo a un espresso, ma in realtà, se andiamo a vedere dal punto di vista tattile, è molto diversa dall'espresso, è molto più simile alla moka. Se noi andiamo a percepire la parte tattile del liquido, non facciamoci ingannare dalla schiuma Sì. creata in modo artificiale, ma se noi vediamo la parte tattile del liquido è molto più simile alla moka. Poi la moka, adesso qui vado a buttare giù qualche cosa. Qualche Quando falso mito, sentiamo vediamo un po'. esatto, quel gorgoglio Sì, alla fine non è sì. auspicabile. È Ecco. bene magari fare una moka un po' più grande, ma interromperla prima del gorgoglio, perché quella è la classica coda, tanto per facilità. Per semplificare la questione, la coda è un po' quando si fa la grappa, si taglia all'inizio la coda, no? Quando uno distilla. Quindi quella coda è meglio evitarla. Bene. Un'altra piccola cosa legata alla tradizione che vorrei aggiungere è la curcuma. Cerchiamo di riprendere anche la curcuma, perché a differenza della moka, la curcuma ha un'estrazione un po' più dolce. Non sto dicendo di non bere la moka, ma quella che sembrava ancora più antica, tradizionale, magari, e invece dal punto di vista tecnico dà un'ottima estrazione. Quindi, moka e curcuma, tradizione, storia, ma anche dato diverso, ma ottimo, sicuramente migliore. Ale, sicuramente è un altro tipo di caffè, insomma, vabbè, le cialde magari le lasciamo alla praticità d'ufficio, insomma, no? Voglio dire, mo in ufficio un po' più complicato macinare il caffè e mettere sulla moka. Maurizio, a meno che lei non mi volesse stupire, mi dica un po'. Direi che, devo dire che noi siamo sicuramente influenzati dalle nostre abitudini italiane, no? Ma se noi guardiamo il mondo, la cosa simpatica che vediamo quando viaggiamo per il mondo, quindi diciamo quando ci troviamo nei mercati del Nord Europa piuttosto che del Nord America, eccetera, che lì
Allora, da una parte, non soltanto la moka, ma anche il buon espresso in casa viene fatto abitualmente, no? E poi sempre di più le aziende consentono, diciamo, ai propri dipendenti di quel momento di relax di assaporarlo al meglio. E quindi non è infrequente oggi, anzi è sempre più frequente oggi trovare negli uffici, nelle aziende, non le grandissime, ma le aziende di medio-piccola dimensione, un angolo bar, un angolo caffè dove c'è la macchina del caffè e il macinino per poter avere un caffè di qualità ottima che in qualche modo ti ricarica nell'arco della giornata, insomma. E questo si sta sviluppando sempre di più e devo dire che anche in Italia sta cominciando a svilupparsi questo tipo di cultura, quindi passare dalla facilità alla qualità, no? Ecco, E molto e allora io sentito. ne approfitto subito, parlo con la mia produzione, andate a togliere subito quella macchinetta là con le cialde e vediamo di essere pure noi al passo coi tempi, andate sul sito di Eureka e prendetemi subito un macina caffè e una moka. I contatti poi dopo ce li dà bene Maurizio. Per scherzi a parte, ma mica tanto, mica scherzo, dico sul serio, anche perché il caffè è un piacere, no? Come diceva una pubblicità di qualche tempo fa. Io prima ho accennato alla mia esperienza personale, appunto, del Covid, di questa mancanza del caffè, del sapore, dell'odore, e nel mio piccolo ho adottato una misura. Io so che proprio durante la pandemia sono tornate le richieste ancora di più del macina caffè, Maurizio. Assolutamente sì, diciamo, durante la pandemia e subito dopo la prima fase, quindi da aprile-maggio, un cambiamento delle richieste da parte dei mercati internazionali spaventoso. Tant'è vero che, diciamo, si è ovviamente fermato o comunque ha rallentato in maniera significativa il macina caffè per il bar, no? Ma è aumentato in maniera esponenziale la richiesta del macina caffè per la casa. D'altra parte lo vediamo anche in tanti altri utilizzi, no? Mi trovo a casa, sono bloccato, voglio un buon caffè e quindi cosa faccio? Mi compro il buon macina caffè che macina caffè fresco, quindi cerco di replicare quello che ieri facevo, in quel mio rito. Che avevo ieri al bar, cerco di replicarlo in casa perché comunque voglio una buona qualità della vita. E non è successo soltanto con il macina caffè, ma con tutta l'esplosione dei piccoli elettrodomestici, no, che abbiamo visto. Nel caffè, noi abbiamo visto questa cosa, tant'è vero che con grandissima velocità, abbiamo dovuto riorganizzare le nostre produzioni, inserire nuove linee di produzione per soddisfare la clientela internazionale, ma che veramente ha avuto modo di scoprire in maniera massiccia questo prodotto, quindi un prodotto professionale in casa. Bene, Dario Ciarlantini, qualche trucchetto, qualche suggerimento su come imparare a degustare al meglio un buon caffè? Oh, benissimo, ottima domanda, forse può essere utile qualche esempio. Innanzitutto, come nel vino, cercare di godere della sensazione olfattiva prima, quindi preparare tutto il corpo, se vogliamo, anche la mente all'odore del caffè. Però non facciamoci ingannare che poi sarà sicuramente quello che ritroviamo. Intanto prepariamo il corpo, poi un piccolo torso. Tenerlo in bocca qualche secondo, 1 o 2 secondi, per preparare la bocca. Un secondo sorso un po' più consistente e tenere il liquido un po' più a lungo. Questo secondo sorso ci darà un po' la prima mappa, la prima lettura del caffè. È quello un po' più gustoso, se vogliamo, più caratteristico, più caratterizzato. Poi, con un terzo sorso, riusciamo a scoprire e quei dettagli, quelle sfaccettature che non abbiamo scoperto nel secondo. Quindi non diamo subito al primo sorso, ecco, il caffè è questo. In base alla mia esperienza, il secondo sorso, dopo che il primo ha preparato la bocca, diciamo, di senso, il secondo sorso è quello in cui riusciamo a conoscere meglio il caffè e a goderlo un po' di più. Quindi c'è bisogno pure di una sorta di educazione al palato, diciamo così. Sì, diciamo che anche quando uno
gioca qualsiasi gioco quando uno prima legge bene le regole e poi si diverte di più. E così anche la parte tutoriale, no? Quando noi ci prepariamo, dobbiamo. Voglio aprire un po' di polemica. Quando mi capita di andare in giro, soprattutto nei centri commerciali, nei luoghi insomma più popolosi, ci sono questi chioschi, questi franchising che fanno 101.000 modi di fare il caffè. Allora, tu che sei un esperto del caffè, Dario, questi caffè che poi li chiamano nocciolino, pistacchino, pannino, che caffè sono dal tuo punto di vista? Sono caffè o non sono caffè? Qui devo essere molto attento quando rispondo. Diciamo che la parte agonistica fa parte di noi, no? Io non voglio adesso entrare nel dettaglio che noi beviamo un caffè che generalmente è un po' lontano dal caffè di qualità. Però immaginate che quando noi aggiungiamo, più ingredienti aggiungiamo, quindi latte, sciroppi, cose di questo tipo, dobbiamo tenere alto un sentore che ci ricorda il caffè. E qual è quel sentore che più ci ricorda il caffè? Il tostato e, se vogliamo, un po' l'amaro. Quindi noi dovremmo utilizzare dei caffè molto tostati, molto amari, per utilizzarli come ingrediente per far uscire, nonostante lo zucchero, lo sciroppo e il latte, per far uscire questo sentore di caffè. Banalmente, all'estero noi beviamo dei cappuccini con tanto latte e dentro ci sono dei caffè tostati molto scuro, quindi molto amari, per far sì che questo sentore di tostato e di amaro rimanga e ricordi il cappuccino. Quindi, onestamente, se io dovessi assaggiare un caffè di qualità, lo assaggerei in purezza. Ok? Gli altri caffè, bene, li assaggio pure io. Magari vado con mia moglie fuori, insomma, gli amici, ci divertiamo. È un gusto diverso, è un gusto diverso, come prendere un dessert. Sappiamo però che probabilmente dentro a quel caffè, dentro a quel drink, se vogliamo, il caffè non è probabilmente eccelso, insomma. Poi dopo Certo, gusti. assolutamente. Dario, il caffè amaro zuccherato? Bella domanda. Con o senza zucchero? Perché se mi dici amaro, io preferisco zuccherato, Ah, ecco. perché lo zucchero aiuta a mitigare l'effetto di amaro. È ovvio, quando lo assaggio senza, ma se io assaggio e sento che è molto amaro, ammetto che un po' di zucchero ce lo metto per poter mitigare quella sensazione negativa che. Certo, ecco, quindi da oggi non dirò neanche più amaro zuccherato, ma amaro dolce, ma appunto con o senza zucchero. Stessa domanda, Maurizio Fiorani, caffè a questo punto, come lo preferisce, con o senza zucchero? Ah, beh, qui diciamo, per quello che mi riguarda, la risposta è chiarissima: senza zucchero, per due motivi. Uno, perché si gusta molto di più la qualità del caffè, e poi, francamente, perché devo fare attenzione al peso. E Ecco, di caffè ne prendo tanto. certo, giustamente. Allora, in chiusura, Dario, lasciaci un po' con un tuo consiglio. Che cosa ci senti di dirci per avere un caffè sempre al top? Allora, come dicevo, sicuramente la pulizia. Il macinatore, ragazzi, è fondamentale. Comprate un macinatore performante che costa. Non è, lo dico qui per piaggeria, perché insomma c'è un Maurizio, ma l'ho detto e l'ho scritto un po' dappertutto. E quindi questo è quello che mi sento di consigliare. Un macinino performante, spendete molto, poi il caffè può essere aggiunto anche a della semplice acqua calda. Alla fine il risultato positivo viene bene. Poi dopo, più in là, magari utilizzerete, che ne so, una macchina più performante, qualche altra attrezzatura. Però questi sono i consigli che mi sento di dare spassionatamente. Bene, grazie mille a Dario Ciarlantini, esperto di caffè. E vado pure a ringraziare, a salutare Maurizio Fioriani, senza prima però, glielo devo chiedere, ma dov'è che possiamo trovare i suoi prodotti? Ce lo dica. Ah beh, i miei prodotti si trovano in tanti posti, nel senso che ci sono intanto dei negozi specializzati, e poi in Italia, per esempio, ci sono sia tanti torrefattori che vendono i nostri prodotti, ma anche tanti online dealers che vendono i nostri prodotti
diciamo, nei vari segmenti in funzione dell'utilizzo che se ne fa, quindi per espresso piuttosto che per una bevanda lunga, eccetera, eccetera. Quindi veramente basta diciamo, andare un po' o dai vari torrefattori o su internet si trova, diciamo, il macino Eureka veramente è molto presente dappertutto. Bene. In caso di necessità si telefona in azienda e noi diamo le indicazioni. Appunto, ecco, appunto, ci tenevo a ribadirlo per la mia produzione. Eureka, digitate, cercate e fatemi avere il Macinacaffè. Maurizio Virani, amministratore delegato di Eureka, Dario Ciarlantini, coach e barista, grazie per essere stati con noi, grazie ancora. Torniamo presto a disturbarvi se vi fa piacere perché ho ancora tantissime domande da farvi, va bene? Va bene. Grazie, grazie mille, una buona serata, a presto, ciao ciao, grazie. E grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia qui sul 2Se4. Ci tenevo a fare questa puntata perché noi siamo italiani e il caffè lo prendiamo. Da Manuel Bartolini, un bacio, grazie ancora per essere stati con voi. L'appuntamento con Casual Friday è a venerdì prossimo, ore 21:30. Buon proseguimento di serata.